Ciao, allora Cefalù, come hai detto bene, segna il mio rimarcare le mie radici e racchiude al meglio le mie emozioni sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo scelto Cefalù perché comunque rappresentava al meglio i colori, e i sapori e gli odori che volevamo farvi arrivare tramite una canzone e quindi per questo abbiamo scelto Cefalù. Sicuramente parlando di musica siciliana non posso che nominare Rosa Balistrieri come ispiratrice, che è una donna che ha fatto la storia della musica cantautorale siciliana e a lei mi sono ispirata molto ed è veramente un esempio per me. Durante questo periodo di pausa ho meditato tanto e ho cercato dentro di me qualcosa che mi rappresentasse al 100%. Ovviamente c'è stata anche una presa di consapevolezza diversa, diciamo che dentro di me già c'era questo mondo. Grazie al nuovo team siamo riusciti a tirar fuori questa Sicilia vera e sincera sotto tanti punti di vista. Per quanto riguarda invece l'immagine, io credo che l'immagine debba rispecchiare ciò che si sente. Quindi quando qualcosa cambia dentro, il rinnovamento credo sia una delle cose più spontanee e naturali. Spesso però pensiamo che la cura della propria immagine sia qualcosa rivolta unicamente verso gli altri, invece secondo me in primis la cura della propria immagine è rivolta verso se stessi, quindi l'immagine è molto importante prima per noi. Nella mia musica e nella mia vita c'è stata una vera e propria evoluzione e Cefalù è il primo segnale, è solo l'inizio anche per un futuro album che spero di potervi fare ascoltare al più presto. Stiamo lavorando a tanti brani già da un bel po' e quindi spero di potervi fare ascoltare tutti insieme racchiusi in un album. Poi per la prima volta in questa canzone e anche nelle altre mi sono messa in gioco come autrice, infatti sono riuscita a scrivere qualcosa che mi rappresentasse per trasmettere le mie emozioni a più persone possibile per come io le percepisco. Quindi spero veramente che anche tramite la mia scrittura le mie emozioni vengano fuori ancora di più e spero che le persone che ascoltino Cefalù e gli altri brani se ne accorgano perché mi rappresenta veramente al massimo. Per quanto riguarda invece questa quarantena, mi sto conoscendo sotto tanti punti di vista diversi e sotto tanti lati sconosciuti del mio carattere, quindi la sto vivendo sotto il punto di vista meditazione, no? Sono a Milano in casa con le mie cugine, guardiamo dei film, delle serie, cuciniamo, insomma, facciamo tante cose. E sicuramente la prima cosa che farò quando tutto questo sarà finito, spero finisca presto, sarà sicuramente tornare in studio, lavorare e poi tornare nella mia amata Sicilia e della mia famiglia. Comunque mando un bacione a tutti i lettori di Dire Giovani e vi ringrazio di cuore.